Anche la pagina sportiva resta in scia con tutto ciò che ci stiamo raccontando in questo periodo. Interloquiamo a questo proposito con Mario Carletti, un noto medico prettamente specializzato nell'ambito sportivo. È stato ospite di Mondo Galoppo. È stato provato che le persone che sviluppano la malattia sono contagiose, ma in alcuni casi possono essere anche contagiose se non hanno la malattia in atto. I sintomi sono i sintomi classici di un'influenza, quindi tosse, rialzo febbrile, malessere generale, dolore, dolori vari, tutte cose che ahimè non ci differenziano nulla dall'influenza che abbiamo tutti, abbiamo provato tutto. Pare che siano più sensibili i maschi rispetto alle femmine, parlo sempre dal punto di vista statistico, e che siano naturalmente più sensibili le persone che abbiano già delle patologie in atto e quindi hanno un sistema immunitario più facilmente aggredibile da parte del virus. Quindi è giusto o meno che le autorità abbiano preso questa decisione? È ovviamente giusto, è certo, è sicuro, e devo dire la verità che per quanto riguarda la mia esperienza locale, le persone, gli italiani sono stati perfetti. Mi spiace dirlo, ma forse probabilmente è l'unico momento in cui ho riconosciuto da parte di tutti noi un senso civico e civile molto sviluppato. Di conseguenza, chiusura degli ippodromi è ovvia, è scontata ed è naturale. È chiaro che purtroppo è come dare uno schiaffo a uno che è già in difficoltà e quindi lo schiaffo fa ancora più male. Quale sia la situazione ippica in Italia oggi, è inutile che lo dica io perché c'è qualcun altro che lo può dire meglio di me, ma chi ha avuto la fortuna, come ho avuto io, di vivere i momenti migliori si rende conto che è un ambito che poco per volta, ma in modo pare irrimediabile, sta scomparendo qui in Italia. Dispiace, dispiace molto perché anche da questo punto di vista noi italiani abbiamo dimostrato e dimostriamo attualmente, ad esempio con i trottatori allevati o figli di stalloni italiani, che potremmo competere a livello mondiale. Ma questo è un altro discorso. Per ora l'unico invito che io do dal punto di vista sanitario è rispettare tutto ciò che le autorità ci dicono di fare, perché l'obiettivo è molto semplice, limitare questa pandemia lo possiamo fare solo stando perfettamente nelle regole. Questo è un nostro compito civico e civile che dobbiamo affrontare. Se poi avessimo tanta intelligenza da riuscire a sfruttare un momento di difficoltà per essere anche creativi nell'aiutare i ragazzi a continuare a studiare, a crescere, a non spaventarsi, tanto di guadagnato sarebbe anche questa una bella lezione di civiltà. È tutto anche per lo sport, grazie, arrivederci.